Benvenuti qui su MTI per un'altra recensione, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, film tutto italiano disponibile su Netflix. Ricordatevi di iscrivervi, commentare e mettere mi piace. Dai che si parte! Ultimamente avevo parlato di un altro film italiano, Creators The Past, che si è rivelato essere una boiata pazzesca dal punto di vista della trama e realizzato ancora peggio dal punto di vista tecnico. Nel caso poi recuperatevi la recensione, il link è in descrizione. In questo caso però l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, che prende spunto da una storia realmente accaduta nel 1968, è un film molto ben congegnato e realizzato che riesce ad intrattenere lo spettatore raccontando una storia tutto sommato noiosa in una maniera leggera e divertente, senza mai sfociare nel grottesco, sbilanciando i dialoghi verso il comico. Insomma, un film che diverte ma che fa pure riflettere su logiche puramente ideologiche ma anche individuali. Inutile dire che il regista e sceneggiatore di Smetto quando voglio, Sidney Sibilla, anche in questo caso sappia il fatto suo e come realizzarlo al meglio. La stessa fotografia e anche i pesanti effetti speciali di alcune scene, sebbene più che visibili, non stonano così tanto da risultare sgradevoli. Sinceramente, poi in un film con questo budget non mi sarei aspettato così tanto di più. La scelta delle colonne sonore e poi lo spiccato uso dell'accento emiliano-romagnolo, per non dire bolognese-riminese, mi ha lasciato poi altrettanto soddisfatto, sebbene forse possa essere percepito come pesante da chi non sia abituato a sentirlo. Anche il cast ha poi funzionato benissimo, sembrando molto naturale e amalgamato sia nelle parti più serie che in quelle più goliardiche, senza mai svaccare però. Come ho già detto, le battute sono ben ponderate e a domande serie spesso si risponde con un sarcasmo pungente ma ben bilanciato. Ma stavo parlando degli attori, quelli che secondo me hanno bucato la pellicola sono stati ovviamente Elio Germano, che interpreta Giorgio Rosa, che riesce a mostrare visivamente quello stato prettamente ingegneristico che è sempre un po' sull'orlo tra logica e pazzia assoluta, una specie di Sheldon Cooper per intenderci, ma Tilda De Angelis, che ho trovato molto nella parte di Gabriella, e che ovviamente illumina la scena quando viene inquadrata. Nota personale: Matilda, segnati pure i miei social e contattami quando vuoi per un aperitivo. Per te il tempo lo trovo sempre. Ho trovato poi molto valido anche Tom Vlascia, scusatemi per la pronuncia pessima, nella parte di Newman, che incarna molto bene il festaiolo romagnolo di importazione. In ultimo poi Fabrizio Bentivoglio, che interpreta Franco, e beh, c'è poco da dire, fa ridere sempre coi suoi modi, anche quando sarebbe da bacchettare fermamente per l'odio inutile verso i calabresi. Ora è giunto il momento di parlare della storia vera e propria, senza spoiler, poiché è vecchia di oltre 50 anni. Fra l'altro segnalo che nel film si sono avvalsi dell'aiuto di Walter Veltroni per i dettagli storico-politici della vicenda. Su Veltroni si può dire di tutto, ma non che non sappia della storia politica della nostra nazione. Quindi sono fiducioso che, seppure romanzata, si sia trattato di un adattamento abbastanza attinente alla realtà. Comunque Giorgio e Franco sono due ingegneri atipici per l'epoca, soprattutto Giorgio, che non si trova coi lavori normali, e così decidono di creare una piattaforma al largo di Rimini, oltre alle 6 miglia nautiche che all'epoca rappresentavano le acque territoriali di ogni nazione. Una costruzione che prese vita nel maggio del 68 col nome di Isola delle Rose, inizialmente non considerata dallo Stato italiano, pochi mesi dopo acquista però un certo peso perché pone all'ONU la richiesta di una sua autodeterminazione come Stato veramente indipendente. Infatti aveva iniziato a stampare sia passaporti che francobolli e si era data come lingua l'esperanto, molto in voga in quel periodo storico. La situazione finì pure alla Corte Europea di Strasburgo, che aprì un'inchiesta che si concluse peraltro con un nulla di fatto, perché in effetti la piattaforma era in acque internazionali e non europee. La questione fu chiusa definitivamente con una certa forza da parte del governo uscente di Giovanni Leone. Quella di Isola delle Rose viene pertanto indicata come l'unica azione militare di offesa nella storia della Repubblica Italiana, almeno fino ad oggi. Segnalo poi altre tre cose: la prima, che la costruzione dell'isola partì nel 58 ma fu aperta al pubblico solo nel 67 e infine smantellata nel 69. La seconda, che successivamente le Nazioni Unite, per non solo questo caso, decisero di estendere da 6 a 12 miglia nautiche le acque territoriali, dividendole da di proprietà e di competenza.
conoscenza. In ultimo, Giorgio e Gabriella rimasero insieme per tutta la vita. Della serie Cosa posso fare per impressionare la donna che amo? Le costruisco una nazione. Per concludere, questo Isola delle Rose è un film dal giusto mix che può appassionare tutta la famiglia e tratta anche un pezzo della storia italiana non molto nota. Il bilanciamento di serietà, approfondimento e divertimento è ottimo e permette ad un film di quasi 2 ore di scorrere via in maniera serena, tra risate e momenti di riflessione, come il rapporto tra Giorgio e suo padre che si conclude in una maniera molto intensa sul divano di casa mentre guardano la famiglia Addams. Un film che non posso che consigliare e che merita di essere visto nella speranza che sia questa la via che seguiranno le prossime produzioni italiane. Vi ricordo di mettere mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere questo video. Se volete potete anche supportare le mie attività e noi ci si vede al prossimo video. Ciao!